Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video su Tony Gamer 17. Ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo tutorial su come risolvere l'avvio di CSGO. Quindi, dirigetevi su Steam, sulla pagina di Counter-Strike quando andate ad avviarlo, quindi nella vostra libreria di giochi. Basta andare su Impostazioni e fare una verifica dei file per capire se c'è qualcosa di dannoso oppure qualcosa che ha un file corrotto oppure se non ha niente. Quindi se non ha niente il gioco dovrebbe andare perfettamente, senza problemi. Quindi facciamo questa integrità dei file, impostazioni, proprietà, file locali, verifica integrità dei file di gioco. Dovremmo aspettare un paio di minuti e una volta fatto questo bel caricamento, ecco, stiamo al 3%, 30 giga di gioco, vabbè, 30 giga buttati sul mio hard disk, però dopo 40 ore ci gioco ancora, vabbè, tanto per fare punti, ricevere casse, skin. E poi venderle, tanto che me ne faccio. E vabbè, non ci basta che aspettare. Ok, tutti i file sono stati convalidati. Ora non ci basta che chiudere tutto. Chiudi e mettiamo gioco e vediamo. Ora farà anche un'altra installazione della Microsoft DirectX, quindi quando avete avviato il gioco la prima volta e vi ha installato tutta sta roba, quindi lo farà di nuovo. Non preoccupatevi, tanto non è un problema, non avete perso il vostro profilo, sta solamente facendo non so, una sostituzione dei file. Quindi non ci basta che aspettare. Eccolo qua, CSGO è partito, è andato alla grande, quindi ragazzi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione, lasciate like se il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, quindi ciao!